che un po' le chiacchiere ci abbiano sopravvalutato. Sì, noi siamo una squadra molto giovane, potete andare a vedere, abbiamo fatto qualche innesto perché abbiamo avuto degli infortuni, ma altrimenti siamo una squadra molto giovane, da 85 in su, siamo un americano 82 e un italiano 78, diciamo. Aver giocato bene nel campionato ha fatto salire delle protezioni senza avere dei test veri propri. È anche vero che abbiamo iniziato abbastanza bene il campionato e abbiamo fatto delle belle vittorie. È anche vero che abbiamo molto tempo per crescere. Il test contro Taranto, contro Schio, ci è andato mezzo bene, una vinta una persona. È ovvio che più si va avanti, più Schio e Taranto hanno il rodaggio di Eurolega e cominciano a imporre il loro gioco, e sarà sempre più difficile giocare con loro. Noi abbiamo un altro target, abbiamo degli altri obiettivi che non sono quelli. Proviamo a far loro far fatica per vincere le partite, ma ci proviamo. Non è detto che non siamo attrezzati per stare là. Da questo punto di vista, considerato che lei ha visto entrambe le squadre, quali sono a scoprire le differenze tra Schiettana e quest'anno? Ma io credo che abbiano bisogno tutte e due di tempo. Ho visto Taranto probabilmente meglio perché aveva molta rabbia in coppa. Io ho visto molta rabbia positiva. Credo che la sconfitta di giovedì gli sia servita ancora di più per vincere la partita di oggi. Schio la vedo un po' in ritardo. Un po' in ritardo anche loro ad assemblare la squadra, lo spirito di squadra. Diciamo che da questo punto di vista Taranto mi è stato cosa avresti dovuto fare stasera in più per cercare di restare un po' di più in partita? Non fare 16 palle perse per un tempo su delle cose che avevamo preparato, ma la fisicità e l'agonismo e quella rabbia agonistica che ha messo in campo Taranto non ci ha permesso di riuscire a realizzare dei derby. Poi logicamente diciamo che dopo il primo tempo il distacco era un po' cristallizzato, è diventato più difficile, no? Ma io credo che nel femminile tutto sia possibile, nel senso che anche grandi svantaggi siano recuperabili. Ci vuole però convinzione e cominciare a mettere in campo le idee, a fare quello che si è preparato. Purtroppo oggi, ripeto, grande merito a Taranto che ha messo rabbia, io non voglio ripetere rabbia ma in senso positivo, non ci ha permesso di organizzare le idee perché fisicamente e agonisticamente c'è stata di una rampa di scale superiore, non di un verino. Come ha detto lei, insomma è chiaro che non è questo il vostro compito primario nell'ambito del campionato. Cosa immagina per il futuro della sua squadra, cosa vorrebbe trovare nel prosieguo di questa stagione? Crescere, pian piano. E siamo una squadra, ripeto, giovane e che può fare bene. Ovviamente come tutte le squadre giovani abbiamo alti e bassi, dobbiamo provare ad avere un rendimento medio un po' più alto. È ovvio che Taranto come banco di prova è grande. E vorrei anche ricordare che la mia squadra comunque fino ad oggi ha subito uno stress abbastanza alto perché ha sempre giocato fuori casa e quindi magari oggi l'abbiamo anche pagato anche questa cosa. Non voglio trovare un alibi, ma poi quando sommi tutte le cose magari sai qualche volta ti viene anche da mollare e forse oggi abbiamo fatto questo, ma anche perché chi abbiamo trovato ci ha veramente messo in difficoltà su questo piano. Per chiudere, un'altra domanda su Taranto. Taranto è cambiata abbastanza rispetto alla scorsa stagione. C'è qualche cosa che la sorpresa che la chiude in generale di questo nuovo passo di torneo? Ma io credo
sulle giocatrici cominciano a giocare. E io credo che in questi anni, non perché qui Roberto sia stato bravo a sempre ogni anno a ritrovare questo e a far quadrare uno spirito di squadra, e questo si vede. Perfetto, grazie. Grazie. Allora. Allora, Roberto, naturalmente era una partita difficile. Una partita difficile in cui però siete stati bravi sin dall'inizio a metterla sul vostro piano di gioco. Ma la partita era difficile perché Como è una buona squadra, l'ho dimostrato fino ad oggi. C'è differenza di roster, ovviamente, quando avevo. Giocherò una squadra che ha trovato subito buoni equilibri e gioca bene, ha sempre giocato bene, una squadra per quella che gioca meglio di tutto il campionato. E questo, poi l'abbiamo anche con l'altro, un amichevole in quel campionato, dove ci hanno fatto capire che è una squadra che deve essere protagonista del campionato. E in effetti lo è stato fino ad oggi. Ha giocato sempre in trasferta perché era tanto squalificato, ha vinto a Schio, ha fatto solo scivolone con Cagliari, ma ha sempre dimostrato di essere una squadra molto competitiva perché è una squadra compatta e gioca bene. Noi sapevamo questo, temevamo sicuramente la loro qualità. Noi invece siamo cresciuti da 2-3 partite a questa parte, siamo cresciuti soprattutto in difesa, diciamo da Parma, Parma anche giovedì, anche se abbiamo preso 90 punti, qua siamo cresciuti a livello di intensità, di cattiveria, come diceva appunto Loris, di rabbia, che noi dobbiamo avere assolutamente per poter avere benzina per poter poi giocare in attacco. E stiamo migliorando, dobbiamo adesso dare continuità al nostro gioco, soprattutto offensivo, dove noi il terzo quarto abbiamo fatto, se non sbaglio, 6 punti, perché ci siamo un po' persi, abbiamo preso alcune brutte abitudini che avevamo qualche tempo fa. Però tutto sommato non mi preoccupo più di tanto, la squadra ha dimostrato di aver acquisito adesso una buona mentalità, una buona solidità. Dobbiamo solo migliorare la continuità e riuscire a giocare 40 minuti come abbiamo giocato il secondo quarto e come abbiamo giocato giovedì con lo Spal. Non abbiamo giocato 40, dobbiamo giocare 40. Come ha detto Gianola, no? Che il fatto di aver già subito quella sconfitta, nonostante quella che secondo me era una prestazione comunque di buon livello, ha creato questo quella di giovedì contro lo Spartaco, ha creato questo surplus di voglia, di concentrazione, di. Ma noi dobbiamo trovare sicurezza soprattutto in noi stessi, sicurezza in quello che facciamo e dobbiamo trovare fiducia. Questa è la cosa più importante in questo momento, indipendentemente dagli avversari. E poco per volta, anche con fatica, con molta fatica, lo stiamo trovando. Stiamo trovando questa fiducia, soprattutto ci stiamo compattando. Abbiamo cambiato dei ruoli importantissimi, che come quello del playmaker e del pivot. E questi sono, non è facile riassettare la squadra con questi cambiamenti. Ci stiamo riuscendo, anche quando magari qualche giocatrice non ha prestazioni eccellenti, però riusciamo a, diciamo, a mascherare, quindi stiamo sulla strada giusta. Adesso, a proposito di miglioramenti, oggi c'è una giocatrice che credo che ti abbia dato dei segnali incoraggianti, importanti, che è meglio, sei d'accordo? Io a ogni partita dà qualche segnale. Sta cominciando a prendere fiducia. Diciamo che quel tiro da tre è emblematico, il tiro da tre che ha ruotato intorno al freddo è uscito, diciamo che è il segnale che c'è quasi. Qualche partita fa, altre partite, questi tiri o toccavano il ferro, non toccavano il ferro, uscivano netti. Adesso è girato intorno e stava entrando, quindi vuol dire che c'è quasi. Ci manca poco.
ci manca poco, e questo, e soprattutto questo l'ha fatto dopo aver giocato, oggi ha giocato nella partita che ha giocato di più fino ad oggi, 22 minuti, e quel tiro quasi canestro l'ha fatto alla fine, quindi quando era anche stanco, quindi questo è il segnale che sta arrivando, ha difeso e sicuramente incoraggiante. Senti, 42 rimbalzi a 30, come era la squadra che fino a ieri prendeva più rimbalzi e voi eravate l'ultima squadra che prendeva rimbalzi in campionato, dopo 72 ore contro una partita dura con Mosca, durissima, e il giorno dopo di una giornata malefica come quella di ieri con Greco, che, insomma, con Marta che si è fatta male, segno che la coralità c'è, che il gruppo c'è, che è compatto. Ma no, ma stiamo con le difficoltà di allenamento, perché abbiamo difficoltà di allenamento, questo ci servirebbe, di contro abbiamo però le partite che ci aiutano comunque, soprattutto le partite di Eurolega che ci aiutano molto a crescere a livello mentale, quindi diciamo che la squadra si sta trovando una sua identità forte. A questo punto a Madrid ti aspetti una prova intensa? Io non mi aspetto una prova, cioè non aspetto di vincere o di perdere, no, perdere mai. Mi aspetto di continuare su questa strada, mi aspetto di continuare sulla strada di questa intensità cattiveria che stiamo mettendo da due o tre partite, mi aspetto di continuare su questa strada, poi potrà andare bene o andare male, non è quello, mi interessa questo, se noi continuiamo con questo miglioreremo anche un po' l'attacco, faremo qualche, avremo qualche soluzione migliore e tutti cresceremo, questo è quello che noi dobbiamo, vogliamo e dobbiamo volere. Cercando così il pelo del luogo di oggi, la cosa più di uno. Vabbè, la cosa che più avresti voluto che le ragazze facessero perché non hanno fatto stasera? No, ci sono stati dei momenti, soprattutto all'inizio partita, al terzo quarto, che siamo stati un po' contratti. Siamo stati un po' contratti e non abbiamo avuto il coraggio di farlo dell'attacco, un grande coraggio di poter osare, di poter attaccare di più. Cosa che abbiamo fatto nel secondo quarto, quando siamo andati via abbiamo allentato le briglie, nel senso che siamo andati più decisi, più abbiamo osato, abbiamo avuto più coraggio. Noi dobbiamo avere questo, più coraggio, più disciplina, non significa giocare più lenti o le azioni a tanti secondi, più disciplina significa rispettare gli spazi sul campo, e noi nel secondo quarto abbiamo rispettato e abbiamo fatto buona azione con coraggio e contropiedi. Noi per tempo abbiamo fatto su 38, abbiamo fatto 37, abbiamo fatto 20 punti in contropiedi primario e secondario, quindi organizzati però. Questo è quello che noi dobbiamo migliorare e avere di più. Ok, grazie.